Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi volevo parlarvi di un problema che affligge ovviamente tutti noi che amiamo far volare i droni in questa stagione, cioè l'inverno. Soprattutto se poi si va in montagna la cosa si accentua ancora di più. Di cosa vi voglio parlare oggi ragazzi? Delle batterie. Sì, perché le batterie dei nostri droni, cioè le batterie lipo, soffrono tantissimo il freddo. Cioè le batterie quando diventano fredde, ma fredde intendo molto fredde, cioè se andiamo a volare a 0 gradi, a 1 grado, 2 gradi e le batterie diciamo assorbono quella temperatura, sarà veramente problematico volare con quelle batterie. Io essendo ovviamente un amante del far volare il drone in montagna, questa cosa è ancora più accentuata. Quindi ragazzi, io a tutto questo ho trovato una soluzione. Adesso vi spiego qual è la mia soluzione. È abbastanza economica, costa poco e diciamo si evita il rischio di far cadere un drone o comunque di danneggiare un drone che costa centinaia di euro. Quindi ragazzi, adesso vi spiego dov'è il problema. Sì, perché le batterie lipo, ragazzi, con il freddo durano molto meno, che sarebbe anche il minore dei mali, nel senso che se anche durassero, che ne so, 3-4 minuti in meno, non è quello magari il problema vero. Il problema vero è quando hanno dei crolli, quando le batterie sono molto fredde hanno dei crolli improvvisi, nel senso che magari da 40% per dire ci troviamo al 20% di botto. Quindi veramente se siamo lontani da noi bisogna calcolare che poi quello deve tornare, cioè il drone. Quindi se noi calcoliamo sì, tanto abbiamo il 40% di batteria, poi dopo un secondo siamo al 20, a quel punto veramente c'è da spaventarsi. Tipo il Parrotanafi nella sua applicazione FreeFly 6 ci avvisa che la batteria è fredda e quindi è pericoloso volare. Altri droni invece non lo fanno di avvisarci. Infatti il Parrotanafi, quando esce questa scritta della batteria fredda, lo si può far decollare solo da terra, tipo lanciandolo dalla mano non ce lo fa fare. Quindi ragazzi, cosa dobbiamo fare per ovviare a questo problema? Dobbiamo riuscire a mantenere le batterie ad una temperatura, tra virgolette, ambiente, cioè una temperatura che sia sopra almeno ai 10 gradi, anzi se anche sono 20 tanto meglio, se di più meglio ancora. Quindi ragazzi, la mia soluzione è questa. Ovviamente non è tutto qua, adesso vi faccio vedere cosa in realtà ho studiato io per tenere calde le batterie quando vado a volare in montagna, e anche no, perché comunque non è che una temperatura di 1 grado, 2 gradi o 3 gradi ci sia solo in montagna. In montagna magari c'è anche meno 5, meno 10, però già 1 grado, 2 gradi, 3 gradi sono pochi per le batterie dei nostri droni. Un'altra cosa ragazzi, quando decolliamo, anche se abbiamo la batteria calda, o meglio siamo riusciti a tenere la batteria calda, quindi montiamo una batteria calda, quando decolliamo stiamo circa un minuto in overing per far scaldare diciamo quello che è tutto il meccanismo del drone, cioè tutte le parti del nostro drone vadano in temperatura, cioè i motori, comunque tutto quello che fa parte del nostro drone vada in temperatura. Quindi stiamo un minuto in overing e poi voliamo normalmente. Quindi adesso vi faccio vedere cosa c'è all'interno di questa borsina termica. Ok ragazzi, adesso vi faccio vedere cosa ho fatto per tenere calde le batterie. Ovviamente tutto quello che vi faccio vedere, poi vi lascio il link di Amazon in descrizione nel caso lo vogliate acquistare anche voi. Allora, questa è una borsina termica che ho acquistato su Amazon, che ho pagato circa, mi sembra, 14 euro, una cosa del genere. Poi cosa ho fatto? Ho preso un power bank che già avevo, vedete questo, poi se ne avete un altro potete usare un altro, io vi lascio il link in descrizione magari di questo, poi se ne volete usare un altro che avete già va benissimo, basta che ci sta all'interno di questa sacca, vedete sopra c'è una retina porta oggetti, quindi io ho sfruttato questa retina per mettere all'interno un power bank. Poi ho fatto diciamo un buco qua nella retina per far passare il cavetto, perché cosa c'è attaccato a questo cavetto? Questa specie di straccetto, vedete, è uno straccetto, sembra di stoffa normale, ma all'interno c'è una resistenza che funziona USB con il power bank. Ovviamente più il power bank è potente, nel senso che questa, diciamo che questa pezza con la resistenza funziona con 1 ampere o 2 ampere. Ovviamente più ampere ha il power bank più scalderà, ma per quello che serve a noi, nel senso perché una volta che questa borsina termica è chiusa e questo power bank, o meglio questo straccetto di stoffa, continua a scaldare,
Anche con un ampere è abbastanza, ve lo garantisco. Vedete, ci sta precisa perché l'ho preso giusto, che diciamo la borsina sia giusta per questo pezzo di stoffa. Vedete che io all'interno poi vado a mettere batterie tipo questa dell'Autelivo, poi magari porto anche il paro Tanafi, quindi ci metto anche le batterie del paro Tanafi, per dire. Vado a chiudere la borsina e ragazzi, ecco qua. Adesso ragazzi facciamo un test prova, giusto per farvi vedere. Ho questo termometro, ovviamente quello, diciamo, per alimenti, che si inserisce all'interno di un alimento. Vedete che adesso segna 21,8 gradi. Adesso vado ad aprire leggermente la borsina, che avevo chiuso con acceso il tappetino termico. Ok, vado a inserire il termometro, vado a richiudere, ok. E vediamo, vedete ragazzi, non so se lo vedete o così, forse vedete come sta salendo. Adesso è già andato a 25, c'era 21,8 nell'aria, cioè qua nell'aria c'era 21,8, adesso è già arrivato a 25,4, cioè all'interno della borsina abbiamo 25 gradi e mezzo circa. Poi magari sale ancora un po'. Comunque diciamo che si attesta intorno ai 25-26 gradi, 27, poi dipende un po', e questo con ovviamente un power bank da 1 ampere. Con un power bank che spinge di più aumenta ancora di più, diciamo, il calore all'interno della borsina, ma già qua è più che sufficiente, perché comunque quando siamo già oltre i 15 gradi siamo già in diciamo in piena sicurezza con le nostre batterie. Quindi qua vedete adesso è 26,2, comunque vedete come mantiene il calore. Poi comunque la borsina termica non fa entrare il freddo che ci sarà nell'ambiente in cui andremo a volare. Quindi ragazzi, questa cosa secondo me diventa veramente utile. Praticamente qua dentro c'ho le batterie che stanno continuando a scaldarsi, o meglio, non che le batterie stanno continuando a scaldarsi, si stanno scaldando, o meglio, stanno ottenendo una temperatura costante che sarà intorno ai 25-30 gradi, poi dipende dal power bank, vi dicevo, ma credo che intorno ai 25-30 gradi tranquillamente. Quindi questa borsina termica che non fa entrare il freddo, non fa uscire il caldo che creiamo, lo straccetto, diciamo, con la resistenza che continua a scaldare costantemente l'aria all'interno della borsina, ragazzi, questa tecnica funziona veramente veramente bene. Quindi ragazzi, vi ricordo che vi lascio il link in descrizione di tutte queste cose per farvi anche voi questa borsina. Ovviamente il power bank potete usare quello che volete. Un'altra soluzione che potete utilizzare è sempre utilizzando una borsina come questa, ma se non volete metterci il power bank e non volete metterci la pezza con dentro la resistenza, potete usare queste. Io ho provato anche con questo e funziona benissimo. Praticamente sono un gel che magari tanti hanno già in casa, è quel gel che si può usare sia per il freddo che per il caldo. Ovviamente se lo mettete in congelatore questo terrà freddo, se lo mettete nel microonde per 2 minuti a 750 watt, almeno questo diventa bollente e mantiene il caldo per un sacco di ore. Cioè, voi scaldate questa, la mettete dentro qua, l'ho già provata anche questa soluzione, funziona benissimo, mantiene caldo, o meglio il caldo di questo dura talmente tanto, perché comunque all'interno di una borsina termica diciamo il calore viene dissipato molto molto lentamente. Quindi è un'altra soluzione che funziona bene, perché ragazzi veramente è pericoloso volare con le batterie fredde. Vi ripeto, è un attimo che vi trovate le batterie che crollano improvvisamente. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho spiegato qual è la mia soluzione per volare in sicurezza con le batterie calde anche quando fa molto molto freddo vi è piaciuto, lasciate come al solito ragazzi un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ragazzi ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao.